L'ecobonus sta andando bene, so che diversi palazzi, insomma, diversi condomini sono interessati a questa misura. Sì, molti condomini sono interessati, ovviamente tutti hanno usufruito di questa possibilità che c'è. Vivono oggi una difficoltà fondamentale che è quella che il superbonus richiede, cioè il fatto che l'abitazione che è soggetta al superbonus deve essere ovviamente garantita nella sua efficienza in termini anche di concessione. Quindi se manca la concessione edilizia, per dire la pratica dell'edilizio è una pratica di sanatoria inevasa, quella oggi è un difetto e quindi non dà l'accesso al superbonus, nonostante ci sia la disponibilità anche da parte dell'utente di voler pagare. Quindi in quest'ottica stiamo cercando di sbloccare quello che è un processo di sanatoria che purtroppo era fermo per un progetto che era andato tempo fa indietro, svuotandosi anche un pochettino le persone che hanno partecipato alle sanatorie all'interno dell'ufficio, si è creato un po' un rallentamento che si è rafforzato soprattutto nel 2020. Ecco, come sanatore, non so se ha già lei un dato su quante sono ancora in evase, parliamo delle vecchissime sanatorie, sono passate oltre 20 anni, credo, no? Ci sono oggi circa 5.000 pratiche ancora di sanatoria da evadere e su quelle dico, stiamo attivando un processo, è un processo che è partito ovviamente dall'ottobre, siamo già in dirittura d'arrivo. L'intenzione è quello di creare delle manifestazioni di interesse verso l'esterno perché, ripeto, si sono svuotati gli uffici comunali, l'accesso al prepensionamento e alle pensioni per la quota 100 ha purtroppo peggiorato un pochettino la situazione. Su quello ci stiamo lavorando, poi vi daremo maggiori aggiornamenti, ma non siamo tanto lontani dal traguardo.